Il seguente documentario si basa su interviste con testimoni oculari e sui dati dell'inchiesta ufficiale. Alcuni dialoghi sono stati ricostruiti. Marsiglia, 26 dicembre 1994. Quattro dirottatori armati di fucili mitragliatori, esplosivo e granate tengono in ostaggio 173 persone. Le forze speciali della polizia francese circondano con discrezione l'aeroporto in attesa di intervenire. L'ultimatum dei dirottatori scadrà tra pochi minuti. Se le loro richieste non verranno esaudite, minacciano di far saltare in aria l'aereo uccidendo tutti gli ostaggi. L'assedio è giunto alle fasi finali. Sta per scattare una delle operazioni di soccorso più imponenti nella storia dei dirottamenti aerei. Il volo Air France 8969 era stato dirottato all'aeroporto di Algeri. Dopo uno stallo di due giorni, l'aereo francese è stato autorizzato a volare a Marsiglia. L'incubo dei passeggeri dura da ormai 54 ore. La loro vita dipende dall'esito della battaglia di nervi tra i quattro principali protagonisti della vicenda. Il capo dei dirottatori è il 25enne algerino Abdul Abdullah Yahya, un ex ortolano pregiudicato. Yahya è membro del gruppo islamico armato, il GIA. Il comandante dei reparti speciali francesi del GIGN è il 35enne maggiore Favier. Questa è la prima importante operazione di salvataggio che dirige. I soldati del GIGN, il nucleo di forze speciali della polizia, sono nascosti tra la vegetazione. Attendono da Favier l'ordine di attaccare. Gli altri due protagonisti sono il prefetto della polizia di Marsiglia, Alain Jeanne, a cui sono affidati i negoziati coi terroristi dalla torre di controllo, e il 51enne comandante Bernard Delem, esperto pilota dell'Air France. Sotto la minaccia della pistola di Yahya, Delem comunica al prefetto le richieste dei terroristi. Affirmativo, comandante, del prefetto adjoint. Ok, l'ultimatum scadrà alle 17. Vogliono ripartire con il pieno di carburante. Cercheremo di ottenere altro carburante, ma ci vorrà tempo. Abbiate pazienza. I dirottatori chiedono acqua e carburante per poter raggiungere Parigi, dove vogliono tenere una conferenza stampa per trasmettere le proprie richieste in tutto il mondo. Se l'ultimatum non sarà rispettato, le conseguenze potrebbero essere disastrose. Perdiamo troppo tempo. Pensano che siamo stupidi. Ok, andiamo, si parte. Dove vuoi andare? Adesso te lo spiego. Il copilota del volo Air France 8969 è Jean-Paul Baudry. Col passare del tempo, Baudry sente che l'umore dei dirottatori cambia. Erano stati pazienti. A un certo punto hanno deciso che le cose non stavano procedendo per il verso giusto. Forse hanno pensato che le loro richieste non sarebbero state accolte. Così hanno deciso di far muovere l'aereo. Ho pensato che la situazione si stesse aggravando e che non sarebbe finita bene. Vediamo che in questo momento l'aereo ha acceso i motori. Le forze speciali che circondano l'aereo lo guardano impotenti mentre si allontana sulla pista. Si sta muovendo, sta proseguendo lungo la pista. L'aereo si muove.
I passeggeri e persino i due terroristi che li controllano sono sorpresi dall'improvviso movimento. La hostess veterana Claude Bourgnard cerca di calmare gli animi. Lo spostamento dell'aereo era potenzialmente pericoloso. Tutti avevano paura. Si vedeva che la tensione stava salendo. Nell'equipaggio, nei passeggeri, sapevano che cosa stava succedendo. La situazione era incontrollabile. Non si è scatenato il panico, ma erano tutti molto nervosi. È stato un momento difficilissimo. Nella torre di controllo, Alain Jean e il maggiore Favier cercano di indovinare la prossima mossa dei dirottatori. Lo spostamento dell'aereo può sembrare insignificante, ma ci ha creato grosse difficoltà. Sono Favier. Dobbiamo ricominciare da zero. Favier ordina ai suoi uomini di cambiare nascondiglio. L'aereo si sposta verso ovest, in direzione della pista A32. Continua, ti dico io quando fermarti. L'aereo lascia la pista e si dirige verso il terminal. Sono le 16:20. Nessuno sa che cosa potrà succedere. Nel corso della prossima ora, i passeggeri, l'equipaggio, i dirottatori e i reparti speciali affronteranno una terribile sequenza di eventi che segnerà la loro vita per sempre. Ore 16:21. Il volo Air France 8969 con tutti gli ostaggi a bordo si sposta sulla pista su ordine dei dirottatori. Così va bene? Bene, perfetto. Che cosa fa? La mossa improvvisa coglie di sorpresa il prefetto di polizia e il comandante dei reparti speciali. L'obiettivo si muove in direzione nord, verso la torre di controllo. Viene verso di noi. Ora l'aereo è a 100 metri dalla torre. 90 metri. Che cosa c'è? Che cosa fanno? Vogliono schiantarsi contro il terminal. Non si preoccupi. Ok, fermati. Vediamo se ora ci ascoltano. L'aereo si ferma vicino alla torre di controllo. L'aereo si è fermato. Ripeto, l'aereo si è fermato. I terroristi sono entrati in azione ad Algeri 53 ore fa. Salve, siamo del servizio di sicurezza. Quattro uomini in uniforme salgono a bordo dicendo di dover controllare i passaporti. All'inizio sembra una procedura di routine. Tra i passeggeri del volo 8969 c'è la 21enne Yasmina, con passaporto sia algerino sia francese, diretta a Parigi a trovare la sorella. Passaporto, prego. Chiedevano i passaporti, sono venuti da me e mi hanno chiesto i documenti. Lei è francese? Sì e no, dipende. Ho risposto sì e no, dipende. Lui mi ha chiesto il mio nome. Come si chiama? È scritto lì, sul passaporto. Io non so leggere. Mi ha guardato e mi ha detto che non sapeva leggere. Il suo nome? Yasmina. Ripeta! Teneva in mano il mio passaporto e ha fatto un movimento brusco che mi ha spaventato. Gli ho detto, mi chiamo Yasmina. Documenti! L'improvviso scatto di rabbia è il primo segnale che c'è qualcosa di strano. Vi serve aiuto? Un momento. Un poliziotto algerino fuori servizio, convinto di trovarsi di fronte a dei colleghi, si offre di aiutarli a controllare i passaporti. All'improvviso, i quattro manifestano le loro vere intenzioni in modo inequivocabile.
I dirottatori portano il poliziotto vicino al portellone. Con un colpo di pistola lo uccidono. I quattro terroristi si impadroniscono dell'aereo. Siamo i Mujahideen dell'Algeria. Il nostro Dio ci ha scelti per morire e ha scelto voi per morire insieme a noi, se Dio lo vorrà, con l'aiuto di Dio. Sono militanti del gruppo islamico armato, in cui sono confluite le frange più estreme dell'opposizione islamica algerina. Nelle elezioni parlamentari di 2 anni prima, il Fronte di Salvezza Islamica aveva ottenuto una netta maggioranza, ma l'esercito algerino aveva preso il potere privando il partito di una vittoria certa. La protesta pubblica è sfociata nella violenza e il gruppo islamico armato ha organizzato attacchi armati contro il regime militare. La guerra civile ha fatto migliaia di vittime tra la popolazione civile. Il GIA ha colpito anche gli stranieri residenti in Algeria. Il volo Air France 8969 ora è nelle mani di 4 terroristi del GIA, pericolosi e determinati. La sosta ad Algeri dura più di 35 ore. I terroristi uccidono altri 2 passeggeri. Per far cessare le esecuzioni di ostaggi, le autorità algerine permettono all'aereo di decollare per la Francia. Siamo di nuovo a Marsiglia. Manca solo mezz'ora allo scadere dell'ultimatum dei dirottatori. Comandante, mi sentite? L'aereo è fermo accanto alla torre di controllo. Comandante! Dalla cabina di pilotaggio non arrivano risposte. Non rispondere. Falli aspettare. Nei momenti di crisi, i terroristi si rifiutavano di rispondere. Io insistevo, continuavo a parlare. Ma la tensione era palpabile. Erano passate molte ore. In certi momenti eravamo molto nervosi. Gli uomini del maggiore Favier scelgono nuovi punti dove appostarsi per tenere sotto tiro il jet dell'Air France. Sono il comandante del gruppo di intervento. Quando i tiratori scelti si sono appostati, segnalatemelo. Devono trovare una posizione da cui poter osservare senza essere visti. Viene scelta una postazione nascosta sul tetto del terminal. Sia io che il comandante ci eravamo resi conto che la faccenda stava prendendo una brutta piega, che la tensione stava salendo e che i dirottatori potevano uccidere altri ostaggi. Lo avevano già dimostrato. Il negoziatore Alain Jeanne continua a chiamare il comandante. Comandante, mi sentite? Io parlavo e loro stavano zitti. Ho provato a continuare. Ma sapevo che la mossa di spostare l'aereo sotto la torre di controllo era un messaggio per noi. Volevano dirci che erano pronti a forzare di nuovo la mano. Comandante, sono il prefetto, mi sente? Comandante, può rispondermi? Dalla cabina del jet non arrivano risposte. Jeanne teme il peggio. Comandante! Sinceramente, io e gli altri eravamo certi che prima o poi avrebbero aperto il portellone, avrebbero ucciso un altro passeggero. E avrebbero buttato giù il cadavere. Mancano 20 minuti allo scadere dell'ultimatum. I tiratori scelti del maggiore Favier hanno di nuovo sotto tiro l'aereo. Comandante, mi sentite? Le 5 del